Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Alessandro Nesta, microfono di Umbria Radio. Mister, serata negativa dal punto di vista degli episodi, ma probabilmente il Perugia non ha disputato una grande prestazione. Non ha fatto una grande prestazione, però penso che dovevamo andare in vantaggio noi. Abbiamo avuto due o tre occasioni, abbiamo sbagliato un rigore. Loro, in una disattenzione che abbiamo avuto, perché per me la difesa ha fatto abbastanza bene, quando ha difeso ci hanno punito. Contro il Carpi non è facile giocare perché si chiudono tutti, lasciano pochi spazi, però qualche occasione ce l'abbiamo avuta, sbagliato il rigore e dopo, quando hai l'occasione di far gol, andare in vantaggio e poi vedi l'avversario che deve fare cose diverse, aprirsi un po', magari ne fai il secondo. Queste sono le partite, quelle storte. Tatticamente è sembrata una squadra a tratti lunga, un po' sfilacciata, un po' i problemi di Palermo. No, non credo. Per me abbiamo fatto meglio di Palermo sotto il punto di vista dell'aggressione. E poi loro buttano sempre palla lunga, è normale che non giocano mai corto, giocano solo lungo, è normale che ti allunghi un pochino. Però siamo stati abbastanza bravi dietro a contrastare i loro attaccanti. Una volta in una palla improvvisa non lo siamo stati e abbiamo preso gol. Più preoccupato dal risultato negativo, che quindi allunga questa striscia, mette il Perugia un po' in difficoltà dal punto di vista della classifica in questo momento, oppure dalla mancanza di reazione dopo il gol? Sembrato che i ragazzi non siano neanche riusciti magari ad avvicinarsi alla porta avversaria. Ma diciamo, abbiamo avuto qualcosa, ok, prendi un gol così dopo una partita così, penso che il contraccolpo sia forte. Abbiamo provato, ma loro erano molto chiusi, abbiamo fatto fatica a giocare tra le linee, a mettere la palla per gli attaccanti. Dobbiamo migliorare, bisogna migliorare in tanti aspetti, lo sappiamo, e è così in questo momento. Ultima battuta sulla scelta di Kingsley in avanti invece magari di due che potevano giocare come Terrani o come Bianchimani. Ma King è uno di quelli che sta un po' meglio, ha una gamba importante. Per me aveva la velocità giusta per mettere in difficoltà centrali del Carpi. Lo è stato, poi l'abbiamo allargato un po' perché per me si trova un pochino meglio quando sta vicino alla linea. Però per me ha fatto una buona partita King. Va bene, grazie mister. Ciao. Bianco ai nostri microfoni. Ciao, buonasera. Sconfitta che pesa perché gli episodi sembravano dalla parte del Perugia, un rigore fallito, un'occasione di Kingsley, anche quella di Melchiorri, e poi è arrivato questo gol. Sì, sicuramente non è stata la nostra miglior partita, ma io direi anche per bravura loro. Noi siamo stati forse un po' troppo lenti nel giro palla, però contro questo tipo di squadre se la sblocchi poi hai dei vantaggi enormi perché li costringe a scoprirsi. L'episodio del rigore è chiaro che poteva cambiare la partita. Poi si è girata male sull'unica occasione del secondo tempo. Brutto perdere così, però questa è una squadra che ha bisogno di un po' di tempo per affiatarsi, lo sapevamo, lo sappiamo. C'è bisogno di un po' di pazienza, bisogna andare avanti con fiducia perché comunque è solo la quarta giornata. Secondo me abbiamo grossi margini. Ecco, proprio su questo volevo insistere, tu sei uno di quelli di maggiore esperienza di questo gruppo. Cosa succede a questo Perugia? Questa serata è stata solo una serata di episodi o c'è qualcosa che non va? No, vabbè, rispetto a sabato siamo col Palermo, è stata una partita storcia e storta, nel senso contro un avversario forte, sono due sconfitte diverse. Oggi noi abbiamo provato a fare la partita, siamo stati, ripeto, un po' confusionari perché loro ti costringono a giocare in un certo modo. Se l'avessimo vinta anche sporca saremmo tutti contenti e parleremmo di altro, non c'è da tirare in mezzo fantasmi o cose varie perché non c'è niente di tutto questo, c'è un gruppo sano che si sta costruendo, c'è bisogno di tempo, siamo alla quarta giornata, è chiaro che non ci fa piacere perdere, ripeto, però c'è bisogno di fiducia da parte di tutti, di non buttarci giù perché il campionato è appena iniziato. Abbiamo visto Marco Moscati un po' deluso per il calcio di rigore sbagliato. I rigori li sbaglia soltanto chi li tira, è chiaro. È stato un episodio decisivo, nel senso che sarebbe potuto cambiare la partita, però vuol dire che magari ci farà vincere sabato con un tiro da fuori.
niente da dire, ecco, su questo. Grazie Raffaele. Una battuta con mister Castori, un po' la bestia nera di questo Perugia, mister, lei viene qui e fa risultato, come mai? Perché io ho estremo bisogno di punti quando vengo qui, no? Quindi è giusto anche che li faccia, parte la battuta. No, è un campo che mi porta bene, non posso negarlo, perché le ultime tre volte che sono venuto qui ho sempre vinto 2-0, 3-0, 1-0 col Carpi, col Cesena e col Carpi, quindi è uno score sicuramente di primissimo piano, magari continuasse così. Partita decisa dagli episodi, ma da lei voglio sapere come si entra in corsa in una squadra che ha fatto solo sconfitte e poi si riesce ad ottenere 4 punti in 2 partite. Ma guarda, io il Carpi lo conoscevo, anche se è molto cambiato. Le 4 sconfitte di quest'anno, compresa Coppa Italia, pesavano ancora di più le ultime 10 l'anno scorso, in cui avevano fatto 6 sconfitte e 4 pareggi. Quando prendi una squadra che sono 6 mesi che non vince una partita, è chiaro che il morale è sotto i tacchi, l'autostima è finita, e quindi si comincia piano piano cercando di ridare loro quelle cose più elementari che possano servire a recuperare un po' di condizione mentale, di fiducia nei propri mezzi. E poi niente, io sinceramente li conosco tutti questi ragazzi, so che non potevano essere questi che continuavano a perdere così in maniera inopinata, e allora ho cercato di infondere loro fiducia, insomma, e lavorare molto sulla compattezza a livello tattico. Le faccio i miei complimenti e le chiedo in conclusione, pareggio ci poteva stare? Sì, ci poteva stare, come ci poteva stare per noi vittoria contro il Brescia. Abbiamo sbagliato il rigore 7 minuti alla fine, non ce l'aveva sbagliato Perugia, ci siamo ripresi quello che abbiamo perso sabato scorso. Il calcio è così, purtroppo, per il Perugia e per fortuna per voi. Grazie mister, grazie a lei. Arrivederci.